Quinta e ultima puntata della nostra miniserie hashtag nonni e nipoti. Oggi vi raccontiamo la storia di Carlo, un imprenditore che sogna per la nipote Francesca Margherita un futuro nell'azienda di famiglia. Li ha incontrati Davide Lessi. Si inizia sempre così, dalla gavetta, anche se sei figlia e nipote di industriali. A 18 anni Francesca Margherita sta per muovere i primi passi nella fonderia. Quest'estate probabilmente lavorerò qui nell'azienda di famiglia e la cosa mi spaventa un pochino perché non voglio deludere mio nonno e mio padre, però sono molto pronta e felice di iniziare questa nuova esperienza. A metà anni 60 era un giovane nonno Carlo a fare lo stesso. Mio padre mi faceva andare durante le vacanze, dopo le scuole, mi faceva andare in fabbrica a contare le cerniere e mettere nelle bustine, perché era una cosa che secondo lui era giusto fare e quindi vengo proprio da una tradizione, diciamo, di industriale. Una tradizione che sa innovarsi per crescere. Nonno Carlo, appena diciottenne, fu tra i primi ad andare all'estero. Io credo che non avessi avuto quell'anno lì in Inghilterra e quindi non avessi imparato l'inglese, non sarei arrivato a questo punto. Più di mezzo secolo dopo, Francesco ha deciso di puntare all'Europa per la sua formazione. Ho finito il mio liceo in Canada e dopodiché ho scelto di andare in Spagna perché appunto credo che sia molto importante sperimentare all'estero per poi magari in un futuro tornare in Italia. Per ora frequenta l'Università Madrid, in un domani non troppo lontano, non esclude ci possa essere l'attività di papà e nonno Carlo. E mi piacerebbe lavorare o nell'azienda di famiglia oppure magari in una NGO, in un'organizzazione non governativa, oppure magari in un campo di moda sostenibile. È bravissima, anche lei credo che abbia questo tipo di sangue che scorre nelle vene, perché fa delle scuole molto tecniche, perché vuole, mi pare, fare la grande industrialessa o industriale, adesso non so come si dice perché sono vecchio. Industriale o industrialessa, Francesca Margherita sa il fatto suo quando si parla di differenza tra uomo e donna. Per essere una donna che lavora appunto nelle industrie c'è ancora tantissimo lavoro da fare, nel senso che purtroppo ancora ci sono delle disparità di genere che anche in Italia, soprattutto in Italia, sono ancora da davvero oltrepassare. Queste barriere sono ancora importanti. Ma lei, come tutti i diciottenni che abbiamo incontrato in questa serie, ha il tempo dalla sua e guarda con ottimismo al futuro. Ma sono molto fiduciosa nei miei compagni e nelle persone, diciamo, della mia generazione, in quanto hanno molta voglia di creare qualcosa di nuovo e di andare avanti e di cambiare molto il mondo come è ora, quindi credo di essere fiduciosa.